Zombie contro gattini. Amore? Amore? Dice a me? Scusa, devo ancora farci l'abitudine. Ormai è un pochino che viviamo insieme. Mio padre vorrebbe conoscerti. Ci ha invitato a pranzo. Sei contento? No, tu non ci puoi andare! Non ci puoi andare perché sei una nullità! Perché fai schifo, non ci puoi andare! Calma, rabbia. Calma, stai calma, ci penso io. Mirko, effettivamente non sei pronto per un evento del genere. Perché sì, sei una nullità e effettivamente fai un po' schifo. Oh, allora? Non ce la faremo mai, è una nullità! Già detto. Che fa un po' schifo? Già detto. Aspetta un'idea. Niente. Non si può uccidere l'ansia. Ma non si può fare nel 2028. Dai, smettila. Io vado a lavorare. È che non so cosa mettermi. Ho lasciato il tagliere a smacchiare. Sii puntuale. Ho tutte le mutande a lavare. Io lo ammazzo. Calma. Niente. Per la signora. Io e mia moglie abbiamo divorziato un mese fa. Per la nonna. È morta la settimana scorsa. Un'ora e mezza di ritardo, complimenti. Scusa, ma il traffico era bloccato dai mercatini di Natale. A luglio. I mercatini di Natale a luglio. Oh, stavano facendo le prove. Lo sapete, Babbo Natale è un tipo preciso e pragmatico. Dai, muoviti che è pronto a tavola. A luglio. Bella casa. Sei simpatico. Ottimo inizio. L'importante era partire bene. E dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti su Tinder, un'app per incontri. E niente, avevi ragione, non possiamo morire. Su Tinder? Ma che cacchio dici? A sto punto gli dicevi, no, sei in strada, così stavo andando, ho visto sua figlia lavorare sul ciglio della strada e mi sono avvicinato e ho detto, ciao bella, quanto vuoi? Ma no, scherzavo. Ci siamo conosciuti al Mid Atlantic. Il locale per scambisti vicino all'autostrada? Ma no, papà. Sta scherzando. Però tu, ma come lo conosci? Io? Quel locale dove c'è il tappeto rosso, le palme e il giovedì ti danno il cocktail a 7 euro? No, non lo conosco, io non... Siamo ancora in tempo per ucciderlo, sei suo padre, un ottimo alibi! Comunque papà, ci siamo conosciuti al compleanno di Maria, nostra cugina. Ah, le feste delle cugine, ti ricordi? Lo facevi sempre nel letto del papà della tua ragazza? Ridi, che cacchio ti ridi che sei tu il padre della ragazza stavolta? Calma, non facciamo cacchiate. Chiediamolo con garbo. Ma voi due... fate sesso? Oh mio Dio, evacuate tutto! Io metto in salvo i bambini! Calma Mirko, calma. Rispondi bene, ci giochiamo tutto qui. Allora, se rispondi sì... io ti ammazzo! Sì, sì. E comunque, complimenti. Avete un letto comodissimo. Certo, quelli l'abbiamo fatto un po' ovunque, eh. L'abbiamo fatto sulla sedia, sul divano, su questo tavolo. L'abbiamo fatto martedì, quando dopo il funerale di no. Grazie. Sì, torniamo in galera, torniamo, sì! Ti ricordi quello che facevamo negli anni 70? Quando eri così in forma? Con i capelli lunghi al vento. Ma mi sto trasformando in tristezza. Questo è più doloroso di quando ti fratturassi il cazzo.